a tutti quelli del movimento, è che siamo in un momento di caos, ma caos, il caos è nella nostra natura, natura dell'uomo, è nel caos che vengono fuori le belle idee, è un procedimento che sta andando avanti, di cambiamento, e ci siamo già dall'altra parte. Questo sistema non funziona più. Quando tu hai il 10% di ricchezza in mano al 10%, il 100% di ricchezza in mano al 10%, è già finita questa roba qua, non ci si ridistribuisce. Mi sembra ottava potenza del mondo come PIL, trentesima come PIL pro capite, e abbiamo sacche di povertà da 5-6 milioni di persone. Bisogna partire da lì. La sanità è l'economia. Cioè, queste cose le dobbiamo svolgere in un altro modo. La sanità, se fai star bene le persone, si ammalano meno. Quindi sono vasi comunicanti. Le tasse, che è la politica, servono a orientare il paese verso qualche cosa. Noi cosa stiamo facendo? Dove ci stiamo orientando? Se non nelle rinnovabili, se non nel concetto che dovremmo cambiare dieta, dovremmo cambiare agricoltura, dovremmo cambiare il disboscamento, dovremmo cambiare la CO2, dovremmo cambiare le rinnovabili. Sono questi i temi mondiali che dobbiamo sempre avere un pensiero mondiale. Il discorso è che siamo in questo cambiamento, non possiamo essere gli stessi, è sbagliato essere gli stessi, pensare come eravamo. Io quando penso a come eravamo una meraviglia, eravamo con un manager che organizzava, un pazzo sul palco. C'è una grande nostalgia del passato. Cioè, non, è sbagliato, io sono euforico, dobbiamo essere straordinariamente euforici, cioè da riprogettare. Ma cos'è di meglio di riprogettare l'economia, l'energia, i rapporti, dove vanno i rifiuti, che è un errore di progettazione ingegneristica? Cioè, da riprogettare, gli indiani fanno città da 7 milioni di abitanti e le smontano dopo 55 giorni. Fanno il palazzo del cinema a Mumbai e lo smontano dopo 10 giorni. Fanno le costruzioni in modo temporaneo. Andiamo a fare la votazione. Avete scelto questa votazione in Emilia Romagna. Ci andiamo per beneficenza. Come dai un euro a uno così per qualsiasi cosa, non ci puoi dare un piccolo voto per beneficenza a noi, che magari facciamo da tramite tra una destra che arriva un po' pericolosetta e una sinistra che si deve formare anche lì. E quando parlo di progetti insieme con la sinistra, parlo di progetti alti, bellissimi, sui trasporti, su come muovere le cose, su come costruire le cose, su come ci si muove, cos'è una città. Una città è piena di fermento, di robe, una contro l'altra. È un momento magico. Ci vuole anche un po' di coraggio per correre. Guarda, tu ce l'hai il coraggio. Bisogna che noi non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno contro l'altro che si dice questo qua non va bene o non va bene. Adesso le situazioni devono essere chiare. Il referente è lui, il capo politico è lui, io ci starò un po' più vicino. Quindi non rompete i coglioni, fatemi la cortesia, perché se no ci rimettiamo tutti. Non siamo più quelli che eravamo 10 anni fa, mettetevelo bene in testa, ed è meraviglioso. Tutto tende al caos, all'entropia, tutto tende all'entropia, e l'entropia è la nostra matrice oggi. Il caos, dal caos vengono le idee meravigliose, e ci saranno. La costituzione non ombelico dal vertice al territorio, la ricostituzione di una specie di meetup. Io i meetup li ho fatti io con Casaleggio, con Fico, li abbiamo fatti, erano così, ci guardavamo, cosa pensiamo, cosa c'è, non si capiva niente, e si è continuato a non capire niente, ognuno portava una versione dei fatti. Adesso il mondo è diverso.